nelle puntate precedenti. Dopo le ultime raccomandazioni di Padre Ledion, gli avventurieri partono alla volta del luogo misterioso suggerito da Soverama, lasciando Beriel in cattedrale. Siamo giunti in un luogo finora sconosciuto, che è un piccolo maniero disabitato e non c'è nulla, o almeno c'era ma ora non c'è più, dove un tempo fa è stata sgominata una banda degli uomini di Mavros. Grazie a Coral, probabilmente. Avete ispezionato, ma è difficile pensare che gli uomini di Coral non avessero trovato la stanza in cui siete, perché è palese. Dicevo, tuttavia la stanza ha riservato delle sorprese, perché ha cambiato completamente rispetto al vostro ingresso o meno nella stanza all'interno. Purtroppo c'è stato anche un clac, scaturito da uno di voi, ma può capitare a tutti. Ora la stanza è così, dunque, la stanza è di grandi dimensioni, sporca, logora, piena di ragnatele e completamente buia. O almeno è partita così. Ora è perfettamente illuminata da 6 grossi braccieri di ottone pieni di legna, quindi che la illuminano a giorno, quindi è molto ben luminosa. I braccieri sono sistemati ai 4 lati della stanza, ai 4 angoli, e 2 in metà. La stanza ora sembra perfettamente pulita, nuova, okay, quindi già è strano non di per sé. I soffitti sono molto alti, i pavimenti, i muri sono fatti di pietra grigia, chiara, molto ben lavorati. È una stanza signorile, sia per la pulizia che per i materiali. I braccieri stessi sono ricchi. Al centro della stanza è sistemata una specie di scacchiera decorativa, o così sembra. Ci sono 24 caselle quadrate alternate in bicolore, quindi una bianca normale color pietra e l'altra con una leggera specie di vernice sopra sul giallo, ma è un giallo molto blando, giusto per distinguerlo dalle altre. Sono quadrate e sono di circa di lato 40 cm. Tutte presentano un vistoso solco intorno a loro, quindi ognuna sicuramente è una piastrella a pressione ed è indipendente dalle altre. Sui lati della stanza ci sono 8 particolari ancora, cioè 4 blocchi da un metro cubo, quindi lato un metro, di qualche forma di pietra, sembra una specie di tufo, comunque una pietra porosa, quindi molto più leggera della pietra, e altrettanti fori, diciamo, nel pavimento, anche questi con un solco vistoso tutto intorno, leggermente ribassato di 2-3 cm rispetto al livello del pavimento, e sono anche loro di lato di circa un metro per un metro. In fondo alla stanza, nel muro finale, dalla parte opposta a voi, ci sono 5 alcove, tutte identiche, quadrate, di lato di circa 50 cm. Sono tutte chiuse, completamente serrate, da una parete a scorrimento in ferro, che non presenta serrature o altri appigli del genere. Qua sono tutte quante chiuse, 4 sono chiuse da una paratia di ferro, una, quella centrale, la numero 1, è chiusa da una paratia d'oro. Subito davanti, tra la scacchiera e il muro, ci sono 5 fessure ellittiche grosse nel pavimento. Da queste fessure, perfettamente lavorate anche queste, escono 5 sbarre, diciamo, di legno, con sopra una pallina di ferro. Tutte nella stessa direzione, cioè il muro, quindi sono tutte spinte in avanti, ma è ovviamente che si vede subito che c'è la possibilità di tirarle indietro. Oltre allo stupore di quello che è successo, di questa trasformazione in questa stanza, ma soprattutto di tutte le cose strane di cui è piena, perché ce ne sono veramente tante, come se non bastasse, dietro di voi, all'imboccatura del corridoio, è apparsa una persona, chiamiamola così, dalla pelle leggermente azzurra a poco, alta appunto circa 3 metri,
dotata di un grosso spadone da combattimento, che però attualmente non ha mostrato aggressività verso di voi. In compenso ha parlato e ha detto: esistono due modi per uscire da questa stanza. Uno è quello di mostrare il contenuto dell'alcova d'oro. Il secondo è quello di utilizzare il corridoio alle nostre spalle. Tuttavia sappiate che attaccherò tentando di uccidere chiunque farà quest'ultima scelta. E poi ha smesso di parlare. Di spalle, giusto? No, no, lui Ci ha le sta spalle. guardando? Sì, è messo davanti alla porta così. Questo spadone pronto all'uso, però adesso è a Lo riposo. spadone era su un vassoio? No, No. lui ha le braccia tipo vassoio, Ah, messe così. ok. Sono guarda. Oltretutto, smettendo di parlare, si blocca completamente anche come espressioni, cioè non respira nemmeno. Quindi sembra quasi una statua animata, che ora è tornata a essere quello che è. Tuttavia, gli occhi sono aperti verso la stanza, sembra che mi tenga d'occhio. Quanto è irascibile il tizio? È tranquillissimo, È di veramente. pietra. Cosa è di Esatto. pietra adesso? Guarda delle domande per la statua. No, io non ho domande, ma ho un'azione da fare. Oh, Alto. bene. Però prima devo uscire da lì. Alzo il piede. La Quello che so piastrella più o meno. torna su di pochissimo. E non succede nulla, immagino. Ok, quindi la stanza rimane illuminata? Esatto, perché non è quello che è in No, scatola, beh, quello che probabilmente c'è sì, dentro. però nel senso Sì, però. è iniziato il gioco, diciamo. Non so, Certo come ha di detto tornare Fugio, indietro. una mattonella gialla, mi ha dato l'idea che, boh, Sì, no, nel senso che, ma indipendentemente no, da quella nel senso Fedora è che carica stasera, stasera ottimo, sono eh. carica Secondo molla, me, nel senso che è comunque. ininfluente quella che tu Schiacci per schiacci, cioè iniziare. nel senso quella che tu schiacci per iniziare è ininfluente. Probabilmente anche continuando a schiacciarle non succede niente al momento, però proviamo. Vuoi fare balzelloni, balzelloni in mezzo a Io mi una scacchiera? sposto, Già vista, tra l'altro. eh sì. Io mi sposto e ascoltando e ripensando alle parole che ha detto il soggetto Ah, all'entrata, sì, guardiamo, diciamo così. lui ha detto che vuole vedere quello che c'è all'interno dell'alcova d'oro, quello che contiene l'alcova d'oro. Se voi mi farete vedere quello che Ha detto, bisogna mostrare il mostrare il contenuto contenuto dell'alcova dell'alcova. d'oro. Ok, mi fai vedere il cubo. Se Conor è venuto qui questo qua al tempio, magari è il cubo che ha preso. Sì, Mi fai vedere il cubo? sagace. Cioè, la scatola dove era. Sì, il contenitore. Potrebbe. Prendo io, faccio vedere. Prendo. Lo mostro qua nella stanza e lo metto davanti al tipo, senza avvicinarmi troppo. Allora, nonostante io sia molto d'accordo con Robert, non sembra l'oggetto giusto. Però sagace. Bella, bella. Beh, però seguendo il tuo esempio, io gli mostro il pugnale fantasma. Beh, Giusto. perché anche Legit, non lo vogliamo fare, sto ma indovinello. No, perché lui è bastardo, bravo. lui ci mette queste robe qua che poi alla fine si Esatto. scopre che era una roba che avevamo tutti già fin Ma dall'inizio. infatti, non dovete ragionare per cose scontate. Certo. Infatti, Ma non l'ha provato non nessuno, il l'ha problema è che trovato, anche il ha Master fatto si già deve 20. divertire. Perché Kovac l'aveva No, dietro no, quel no, io pugnale, sono non sappiamo onesto. dove l'avesse Fosse preso. stato uno di quei due oggetti, avresti già risolto. Ma no, no. Ero abbastanza sicuro fosse Vabbè, quello va che bene. utilizzavo. Sarebbe stato bello, Ah, no, ma in realtà le caratteristiche c'erano tutte. Sì. Anche il pugnale L'hanno trovato fantasma. qui, potrebbero aver aperto una di quelle porte e sono tornati Certo, indietro. magari Magari tu. sì. Sì, magari non era quella donna, però. Beh, sì, per la Loro carriera. sono tornati indietro, quindi in teoria qualcosa hanno fatto. O non hanno attivato questo gioco, oppure hanno aperto l'alcova d'oro, ma c'è qualcos'altro di nuovo. Che non hanno saputo affrontare. No, sono tornati vivi, quindi. Sì. Non è. No, sono morti da un'altra parte. Ah, ok, Mm. pensavo Sì, no, fossero non sono qua. morti No, no, da un'altra noi parte. li abbiamo Quindi, trovati noi se questo morti in è il un altro tempio dungeon. fantomatico, loro da qua sono tornati con un oggetto, che è la E scatola con infatti quello. ci stava benissimo come ragionamento. Sì, Esatto, veramente, esatto. sarebbe stato top. Già.
però diciamo che questo qui non richiama molto un tempio, come ho detto. Vabbè, sono religioso. Una casa, bella intuizione. Bella intuizione. Più una casa, quindi un centro. È più una cassaforte, sembrerebbe. Perché è piccola comunque. Questa azione merita un punto di ispirazione. No. No, ma potresti ricevere punti di esperienza. Vabbè. Più una cassaforte. Cassaforte vuol dire che ha una combinazione. Qualcuno ce l'ha ancora il quello che ce l'ha disegnato sopra il cubo. Ah, non vi ho detto una cosa. Allora, è una combinazione a tempo. Ecco, era un piccolissimo dettaglio. Questo è un dettaglio proprio trascurabilissimo. No, no, questo ve lo dico io. Trascurabilissimo. Allora, passerà un'unità di tempo, poi io so cosa vuol dire, ogni più o meno 15 minuti. E quindi succederà qualcosa. Cambieranno qualche assetto. Comunque funziona. Oppure si rosetta la stanza. L'ha detto, no? L'ha detto, è bastardo. No, dopo che posso quella fare lì. No, l'unica a vedere così. No, prima è mettere quel cazzo di massi dentro. E chi te lo dice che non è prima da tirare una leva e poi mettere i massi? Questo non lo sappiamo. Io le ho detto che ogni 15 minuti si resetti tutto da capo. Comunque, ma questo non lo sappiamo. Non lo sappiamo, quindi iniziamo a fare cose. Io salgo su una mattonella. Leve seconda, no, vai. Così proprio. Seconda. No, non l'ho fatto apposta. Mi sono appoggiato un attimo girandomi. La tiri completamente di qua, quindi è l'unica che adesso è verso il guardiano. Non solo senti un clack di un meccanismo che viene attivato dalla leva, ma senti un rumore inizialmente preoccupante, come un qualcosa di ferro che viene spostato, un meccanismo al di là del muro della stanza, e l'alcova numero 2 si apre. Mi sposto su 3-6. Ok, vabbè, facciamo così per evitare di dirvi non succede niente. Se non dico niente, non succede niente. Clack. Sì. Explore Arcano. Identificare. No, individuazione del magico. Sull'intera stanza. Tutta la stanza si illumina. Ma ci sono delle zone più luminose, diciamo, più blu. Una è sicuramente il guardiano. Okay. Poi la luce è concentrata soprattutto sui bracieri. E sempre luce riguardante la magia, quindi sono bracci magici. Esatto, quindi adesso sono un'apparizione. E sulla porta dell'alcova 1, quella d'oro. Giusto. Raggio di gel. Il fuoco si attenua, contrastato col ghiaccio magico, però la fiamma resiste. Spengo tutti. Comincio dall'altro lato, faccio il giro, li prendo così e li gelo tutti. Ok. Ok. Adesso è scattata la prima linea temporale. Ok, seconda tranche. Mi sposto su una piastrella chiara. Io mi avvicino al guardiano. A che distanza? Finché non si muove. Ma se si muove. Ok. Quando... Non cerco di superarti sopra. Ah, no, ti avvicini. Quando arrivi a circa 3 metri, la faccia si sblocca come se fosse stata di pietra e ti guarda. Capisci che sei attivato. Mi avvicino. Quando arrivi a 2 metri comincia a muoversi, fa un rumore, è la prima volta che si muove tanto,
un rumore quasi come se fosse fatto di pietra, di ferro, come se fosse un robot. E anche i suoi movimenti sono molto meccanici, lenti, però una volta che poi inizia il movimento vedi che è determinato, molto forte. Prende questo spadone, lo fa roteare una volta, dopodiché sonoramente lo conficca nel terreno. Sente un rumore di ferro sulla pietra e sei a 2 metri. Ok, adesso che sono più vicino lo osservo meglio, provo a vedere se magari da vicino noto qualche cosa in particolare che ha addosso, anche se ha pochi vestiti, però osservo in modo particolare se magari ha qualche oggetto addosso che mi colpisce in modo particolare. Beh, è vestito in maniera veramente povera, cioè alla fine ha una specie di classico mutandone da barbaro, diciamo, fino a sotto le ginocchia, un paio di calzari normali, ma belli robusti per la sua stazza, e poi ha 2 bracciali di ferro alle braccia, sugli avambracci, ma nulla di più. Da così vicino ti accorgi che, nonostante sia muscoloso, però i suoi muscoli sono troppo ben definiti, sicuramente non è, ovviamente non è una creatura vivente, o almeno non nel senso che dici tu, anche perché quando si è mosso i muscoli praticamente non si sono mossi, però ha mosso la spada in maniera piuttosto abile. Ok, indietreggio, vado verso il loro. Ok, quando vai verso i 3 metri lui fa girare di nuovo la spada e la rimette così, si rimette nella sua posizione. Possiamo? Non so perché, ma io continuo a pensare che ci sono troppe leve, troppe pulsanti. Certo, sì, anche secondo me è tutto fuorviante, è chiaro. C'è un altro modo, secondo me. Non mi sono mai trovata in una situazione. Sei rimasto traumatizzato dal corridoio con gli aghi, Bren? Non sono rimasto traumatizzato, ma sono un po' sì. Non l'ho visto io. Però vi ne siete usciti, ragazzi, quindi... Sì, qualcuno a Balzelloni invece ha deciso di aprire le porte. Sì, beh, è stato risolutivo comunque. Sì. Per te. Io esco dalla scacchiera, devo calpestare ancora per farlo 3-7, calpesto 4-7 ed esco a destra. Sì, da guardare una gialla. Sì. Ok. Non è successo niente. No. Rimangono schiacciate o tornano su? Tornano su. Allora, io ho 2 idee. La prima è che noi siamo 5 e quelle sono 5 leve. Quindi io direi di azionarle tutte contemporaneamente. Va bene, tiro la leva 1. Ecco la leva 1? Sì. Cioè, una a sinistra? Sì. La prima a sinistra. Tirandola verso di te, non fai nessuna fatica. Un forte rumore di trascinamento apre l'alcova numero 4. E dentro uguale alla 2. Controllo anch'io l'interno come ha fatto lei, non vedo segni, stesso risultato, cioè stessi segni che c'erano nella 2. Ok, tiro la 2 che si apre e già stanno, rimangono aperte contemporaneamente. Ok, tiro la 3, è quella d'oro. Vabbè, non è detto. Ah, non è detto. Ha tirato la 1, ha aperto la 4. Ah, scusa, me l'ero perso. Non senti nessun rumore di ingranaggi, non succede nulla. Tiro la 4. Si apre la 3. Tiro la 5. Si apre la 5. Tutte vuote. Si apre la 5. Tutte vuote. Quindi quella d'oro qual era? Quella di mezzo tecnicamente, perché le altre hanno aperto tutte le altre. Cioè, io comunque ho un piccolo sospetto, cioè, che alla fine tutto questo serve solo a farci perdere del tempo. Mentre non reggeva a fuoco e fiamme? Mentre probabilmente succede qualcos'altro, in realtà probabilmente chi ci ha mandato qui, ci ha mandato qui con l'inganno. E chi ci ha mandato qui? Il bibliotecario. Già. Sì. Non vi fidate di lui? Beh, perché dovremmo? Beh,
Sì, certo, l'abbiamo salvato, però... Ci deve la vita. Sì, casualmente era l'unico che era in ottima forma rispetto a tutti gli altri, però... È stato magari... Ed è, non è entrato con la forza in cattedrale. Da mo' che lo dico, esatto. La con l'inghiano. Sì, non è entrato con la forza. Beh, se, cioè, se alla fine lui fosse un collaboratore di Mavros, a quest'ora abbiamo un collaboratore di Mavros in cattedrale e noi siamo qui a perdere tempo. Ma che con il padre Ledron che è alla fine della sua cosa e i suoi due aiutanti sono fuori alla porta. Beriel è lì in mezzo. Anche perché se ci pensate, qual è l'utilità di mettere una stanza magica per proteggere qualcosa di molto utile a Mavros, a chi sia in grado di risolvere un enigma? Sarebbe un cretino. Chiunque può entrare qui dentro e risolvere un enigma può prendere la cosa che serve di più a Mavros. Scusate, perché tutto questo non è stato detto prima, quando eravamo ancora in cattedrale? Cioè, scusa? Perché mi è venuto in mente adesso. Perché in effetti è sparito. Sì, perché non sapevamo che cosa avremmo incontrato. Perché non sapevamo che cosa avremmo incontrato entrando qua. Ma entrando qua abbiamo incontrato chiaramente una perdita di tempo. Sì, ma pensandoci bene, Soverama che cenni ha dato di celare qualche intenzione nei nostri riguardi? Fortunatamente non li ha fatti. Non ha dato, però guardiamo i fatti. Noi siamo stati. Cioè, noi pensavamo di arrivare in un posto e trovare qualche cosa. Magari molto ben protetto, no? Invece infatti, alla fine è molto ben protetto il cazzo. Siamo entrati in un bastione che è appena entrati tutto libero, gli altri sono già stati qui, quindi o hanno portato già via quello che c'era qui dentro e a questo punto sarebbe inutile venire qui. Oppure ci siamo trovati di fronte a un enigma inutile che ci ha fatto solo perdere del tempo. O semplicemente non siamo abbastanza intelligenti. Sì, ma Soverama era all'interno delle gabbie. Se tu vuoi ingannare bene una persona, bisogna vedere da quanto tempo c'era. Quale modo migliore era ferito? Era ferito, però quante gabbie erano? Ricordatemelo, 6, 7? Un tot. Ok, uno era esploso in un gavettone di sangue, una è morta poco dopo, cioè è andato in coma appena l'ho portata via, tutti gli altri erano morti, l'unico quasi in ottima forma era ma lui. Perché lui è l'unico che sa imbrigliare gli incantesimi dentro le sì, ma come sapeva che diciamo che lì, l'avremmo lui sconfitto, comunque cacciato via in qualche modo quindi e avremmo lui scoperto le prigioni. Non sappiamo neanche se è il vero bibliotecario. Per quello che ne sappiamo, potrebbe esatto anche essere se Firometra ha gestito il bibliotecario. Uno. Due. Basterebbe anche solo che abbia avuto una pozione, ma forse in parlamento di lui. Dobbiamo tornare immediatamente in cattedrale. Sì. Esatto. Secondo me ogni... Cioè, secondo me... C'è anche Padre Regis, tra l'altro. Secondo me più tempo stiamo perdendo qua dentro, è peggio è. Tra l'altro, apro una parentesi fuori dal gioco... Lui ci sta facendo notare, infatti, le unità di tempo che passano. Beh, non ce n'è stato che uscire di qui. E se fosse tipo Gargantua, un minuto, 48 anni... Ma minchia! Sarebbe un incantesimo estremamente potente. Sarebbe molto figo, però. Beryl ormai aveva un piede nella fossa. Comunque è vero, in effetti non ha detto una cazzata adesso. No, cioè, nel senso, se passasse il tempo così. No, no, è Beryl probabilmente è sempre uguale, però non ha detto una cazzata. Magari il tempo qua dentro è distorto, magari noi stiamo qui dentro, cioè magari è un'ora che siamo qui dentro, ma fuori magari passa un giorno. Torniamo che è successo un macello. Peggio ancora, allora. Saremo già nella merda. Dobbiamo uscire. Mi viene un po' di... Eh beh, se fosse vero questo scenario... Sarebbe preoccupante. Provo. Cosa devono fare? Questa parte con gli incantesimi. Sarò a due slot perché non avevo preparato. Comando. Comando di una parola, una creatura introgittata che sia in grado di vedere. Vediamo che la capitale. Bersaglio deve superare un tiro su saggezza. Questo lo pensavo anche prima. Sì, infatti anch'io. Incantesimo non ha effetto se il bersaglio è un non morto, se non capisce il linguaggio dell'incantatore. O se il comando di quest'ultimo si rivela dannoso in modo diretto. Comando? Lasciaci passare. Non si muove un millimetro.
Aspetta che tolgo due slot. Provo. A passare? Scudo. Così. Vabbè, innanzitutto sentite Misa parlare con una voce molto più grossa della sua, che rimbomba. L'incantesimo è sicuramente potente, ma purtroppo su questa creatura non sembra avere effetto. Ma mentre passi, ti attacca. Aia. Cassa armatura. 85. Ma però. Invulnerabile. 13. Ti tira una mega spadata dall'alto verso il basso. Tu ti sposti andando indietro. Ti sbaglia. Ti manca. Si infrange sul pavimento. Funzionano gli incantesimi? Sì, l'abbiamo notato. Lo sappiamo, magari quelli di attacco sì. Era il motivo per cui volevo lanciare in faccia una nube di pugnali, adesso ci sei tu. Io devo uscire o volevo attaccare? Per fuori? Per uscire c'è quello lì davanti, sì. Allora, non facciamo... Scusate, non facciamo lo stesso errore con... che abbiamo sprecato un sacco di tempo. Sì, attacchiamolo, no, dobbiamo tirarlo giù. No, ma più che altro sì, dobbiamo tirarlo giù, ma trovare il modo giusto, perché è una creatura comunque coriacea tanto quanto... Il giro potrebbe cercare di... e fulmine con le robe ce l'ho. Nome di pugnale. Ce l'ho, il problema del fulmine, però deve imbroccare. Vabbè, oh... Allora, io mi ritiro indietro per dare spazio agli altri, magari di provare una combo. Torna indietro, ma se lei torna indietro, sì, lui sì. Rimane fermo. Sì, lui l'ha detto. Attaccherò. Quindi lui non attacca se arretriamo. Esatto. Lui di parola. Ok, ha allora, detto, vieni, per piacere, vieni qua. Attaccherò. Spostiamoci lui, tutti indietro. Tentando. Spostiamoci tutti indietro. E spostiamoci tutti indietro. E io gli lancio in faccia una nube di pugnali. Ma pugnali che vanno in faccia. Io intanto le lame. Vabbè, però vediamo. Cioè, comunque è una roba che dura un minuto. Quindi se lui tra l'altro non si muove, continua a pigliarsi in faccia per un minuto. Sta roba che fa 4 dadi da 4 di fila per un minuto nell'arco, cioè in un diametro di un metro e mezzo. Quindi, insomma, se ci fosse... mi fa qualcosa. Se non intervenite, lui si piglia per un minuto intero i danni. Ok, appunto. Quindi non interviene. Tira lì circa 4 volte. Ok. Vabbè, viene colpito da una nube e una tempesta di pugnali che anche in faccia cerca di mandarli via con la mano e indietreggia di un paio di passi. No, faccio uno. Era così? E uno. 35. Uno, due, tre. Ok. Vedi che... 35, vale. E qua è 2, 3, 4. I pugnali colpiscono il suo corpo, sì, fa un rumore di pietra, però sembra che venga scalfito. Ah, viene scalfito. Quindi fa dei danni. Poi è un po' indietro. Vabbè, insomma, 35 non sono pochi. Io nel frattempo mi preparo. Spare un'altra, Raggio di gelo? No, perché avvicinano 5. Dardo incantato. Aia! Prima o poi se non c'entrerà poco. E a tempo... Faccio un dardo di fuoco. A tempo lei. 11 più... E non ti detto la prensa matura. Non la tanto se non si sposta, no? Continuiamo 11 così. Più 2. Vediamo l'ascia di Dio una, ecco. Una corda. Ecco! Ecco! Però mi sembra... Sì, troppo facile. Ah, e ovviamente la lancio con lo slot di secondo livello. Pure, per quanto tempo? Dunque, no, 10. La posso dare anche l'incantatore durante ogni proprio turno per la durata dell'incantesimo che dura fino a un minuto. Un minuto. Ah, ok. Quindi non so quanti round. 4 volte. Tira 4 volte. Altri 4 dadi a 12. Illimitato! Sì, a turno? Aspetta, che ti sto arrivando, ma adesso lo anche 9, 10, 19,
26? 27. Fedora sfoda un incantesimo mai visto, estremamente potente. Ma l'abbiamo già visto, sono a porta, ah, sì, l'abbiamo già visto. Una potenza incredibile, lo colpisci ripetutamente e indietreggia, ma è ancora nella stanza. Sembra indebolito in qualche modo. Oh sì, sembra, cioè, vedi che è scalfito. Però essendo di pietra non dà emozioni. No, non sanguina. Mi provo con darle fuoco, mi fatti sotto. 20. Bella lì. No. Raddoppiamo i danni. Sì, non ho fatto tanti danni. Vabbè, però. Scusa, chi danno hai lanciato? 60, 60, 120 danni. 5, 6. Ma sei uguale. Più la spada. Sì, l'ho già calcolata. 12. Poi prende fuoco la faccia, poi si rimette in posizione con la spada così. Io posso andare avanti a oltranza e farlo. Il tuo capo. Lo faccio di nuovo. No, non becco, però... Fammi un cuore. Sì, io, cioè, se... Dimmi tu quanto in tempo decidi di investire. In ogni tentativo, cioè, a 15 minuti ne fai 15. Scusate, ma non c'è questo qui. Se ci vedo uscire da qui, se poi ci attaccano la volta, cosa faccio? Segue. Sì, io sono riuscito a passare. Attacco. Vuoi provare a passare? Sì, ma non può fermare. Che corrono. Secondo me è una grande. Prima di tutto è un corridoio, quindi dobbiamo essere in fila. Prende il primo, lo scaraventa. Beh, è chiaro che lui davanti. Devi schivare una persona che è in mezzo a un corridoio, su un corridoio medio stretto. Ma quanto si vuole velocemente questo tizio? Guardiamo, sembra agile o no? Diciamo che in partenza un po' inchiodato, però poi no. Buttiamolo giù, facciamo cadere, passiamo. Allora, io ho ancora uno slot di secondo livello, lo posso usare per l'invisibilità o per un altro numero di pugnali. Quindi o gli lancio un altro numero di pugnali, ma posso anche provare a uscire da invisibile, però non lo non so se è convinto che cosa Zero non deve gambizzarlo. Sì. Così non si muove. Non di pietra, sì. Però a decidere di attaccarlo e fare un'azione simultanea. Mi tiri una sciata nel gambe, lo rendi un troppo. Potete provare così all'infinito, tanto quello non si muove. Secondo me non adesso vuoi tu vuoi uscire. Secondo me scusate, se allora però io ha ragione lui, nel senso tutti non ci può prendere mentre noi cerchiamo di uscire. Quindi se tipo uno a caso si immola a questo tipo si lancia in placcaggio E poi quello uno a caso cosa fa? Beh, si difende molto bene quello uno a caso e poi scappa dietro di noi. Certo, con un attacco nella schiena così almeno i danni vengono. No, Robert vuole provare a incappucciarlo. No, io dicevo proprio di placcarlo, cioè nel senso lui gli si lancia addosso e mentre lui lo branca noi scappiamo tutti e poi lui scappa. Lo vedi di cosa è fatto? Placcarlo. Che è un modo per tenerlo occupato, in fondo. Certo, due mani che mi tirano un colpo sulla schiena, tranquilli e beati. Te le tattiche di combattimento... Chi indietro rimane, indietro viene lasciato. Ci sono eroi tra privati. Ecco. Quindi... C'è un sacco di pietra. Potete invocare il parlè. Bion, tu che invece sai... Ma si è inventato quel caprone che ha inventato il parlè. Affrontarlo faccia a faccia... Questo è in pietra. Ti sto chiedendo. Tu che ne sai? Grazie. Cosa... Dobbiamo uscire di qui il prima possibile, secondo me. Dai. Uscire di qua.
Per uscire bisogna affrontarlo. Beh, è un po' quello che stiamo facendo, a distanza, ma lo stiamo facendo. Veramente Soverano mi fa un plot twist del genere? Probabile, molto probabile. È una delle tante teorie che sono uscite a milioni. Poi. Sì, certo. Però non c'è nulla che può ricontrare. Anche proprio un bel plot twist, eh? Cioè una mente proprio diabolicamente perfetta per far sì che noi ci fidassimo di lui, che era prigioniero, e noi, lui già sapeva che noi saremmo arrivati fino a lì, già sapeva che saremmo entrati nel portale. Beh, lui è stato accolto in cattedrale, quindi stava fatto entrare non con la forza. Beh, poteva essere il piano B di Malos, comunque. O magari aveva intenzione di farlo fin dall'inizio, non lo so. Quindi dopo questa breve chiacchierata, che cazzo facciamo? Se lo affrontiamo, io occupo tutto il corridoio praticamente per affrontarlo, quindi voi non passate. Vabbè, cerchiamo di tirarlo giù. Allora, dai, gli tiro una seconda nube di pugnali nelle gambe. Io direi di non stare a ritirare, però raddoppiamo il danno dell'inizio. Va bene. Viene ricolpito, nuove schegge partono dal suo corpo. Cosa? Si arrabbia parecchio, soprattutto con Robert. Però rimane fermo. Però ti dice, prima o poi dovrai uscire. Prima o poi dovrai uscire. Sì. Signor Poretti. Preso. Ma quanti ne tiri? A corpo a corpo? No, ce n'è uno in più. Una volta 7 danni. Ah, credo. Allora, 7? Puoi farne fino a 15, consumando una linea temporale. Sì, però non lo so, ho scattato questo tempo. Comunque, ragazzi, per me quello lì è messo lì per far credere che noi non possiamo uscire. Anche perché lui ha detto, tenterò di uccidere. Ma non ha detto ucciderò chiunque uscirà di qua. Tu ti sei ancora preso la spadata. Soverano cosa aveva detto su questo posto? Che probabilmente c'era il patto. Aveva sentito dire Mavros che c'era una cosa molto importante per lui. E mi sembra che a livello di cassaforte che non ci sia per questa cosa, sì, quindi ma che ci abbia fatto venire qua per farci prendere il tempo. Ma scusami un attimo, però se tu vuoi proteggere una cosa, il guardiano lo metti prima che la gente entri, non una volta che la gente è entrata e dici vabbè non puoi più uscire adesso a meno che tu non riesci a risolvere. Ok, risolvo, trovo il tuo tesoro ed esco bello allegro. E che cazzo? Cioè, se mi rapini, esci vivo. Esatto. Altrimenti, cioè, esatto, il concetto è quello. Se mi rapini, esci vivo. È bella, cioè, nel senso, è che sei un coglione. Io non lo so, cioè. Qual è che avevate tirato? La 2 e la 3. La 2 e la 3. Cioè, comunque è strana sta cosa, se ci pensate, veramente. Riprovo a tirare la 2 e la 3 insieme. Si chiudono e si aprono. No, 3 inteso leva 3. No, la 3 non fa nulla. Neanche sforzando. Cioè, no, si apre. Cioè, va avanti e indietro. E a giro vuoto. Va bene. Allora, tanto che loro parlano, perché giustamente magari io provo a fare tutte le combinazioni. 1, 2, 1, 3, 1. Tutte le alcove funzionano tranne la 3. Se vuoi fare delle prove su questo, dobbiamo rispostare i blocchi di tiro. Questo meccanismo si è rotto o non è funzionante? Cioè, per un qualcosa. Una cosa che sapete, se questo meccanismo non è una perdita di tempo, cosa sulla quale non scommetterei, esatto. Ogni volta che fai qualche cosa, il meccanismo si incastra, ma poi si può anche perdere. Quindi devi fare le azioni come in una cassaforte, cioè devi far girare la ruota nella giusta combinazione, perché si attacchi al primo, al secondo, al terzo. Non lo so, ho tremendamente la sensazione che ci sia qualcosa di sbagliato, di fortemente sbagliato. Per me fin dall'inizio. Diciamo che non era proprio il posto che mi aspettavo di trovare una volta arrivato qua.
Se vogliamo provare a uscire, lo possiamo fare, ma dobbiamo farlo insieme. Bene. Fedora? Robert? Sono d'accordo. Dio? Sì, va bene. Vediamo chi è il fortunello. Attacchiamo. Chi è il... Ah, aspetta, attacchiamo o corriamo per uscire? Cosa vuoi correre se non lo attacchi? Allora, cercare di schivarlo. La differenza tra correre e attaccare. Dunque, lui ha un nemico in combattimento che vi fronteggia. Se voi andate in modalità combattimento, non si va correndo. Quindi avete tutte le difese necessarie, andate piano, siete pronti a schivare. Esatto. Ok. E diciamo che, visto la stanza, schivare vuol dire tornare indietro. L'unico modo per passare ignorandolo è abbandonare la posizione di battaglia. E quindi lui, ma anche camminando, perché chiaramente lui si muove... È davanti all'ingresso, quindi non è facile. Dico, è dire lo ignoro e vado, cioè cammino, sì. Lui si è schivo, chiaramente beccandomi tutti gli attacchi del caso. Cammino, corro. Capito, ma se lui fa così ci taglia la testa tutti. Cioè, anche correre in un combattimento, un movimento, lui comunque è davanti. Non è facile passargli di fianco, soprattutto se è armato. Perché lui blocca proprio l'ingresso del... Sì. È più piccolo, cioè, lui difende... lo stesso. Sì, lui difende l'ingresso, quindi... Sì, sì, cioè... No, no, beh, cioè, l'unica soluzione, vi dico, che avete per passare, è cioè, senza arretrare, è quella di dire, boh, faccia quello che vuole, io cammino e vado. Io ho provato, mi ha attaccato. Sì. Sì, quindi quella non funziona. Io l'attacchiamo. Però, attaccarlo vuol dire che nessuno passa e lo menate a e lo bomba. Si mena, non hai capito? È quello il problema. Sì, 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 però sì, se attacca, allora noi proviamo a passare. Scusate, noi proviamo ad avanzare in punti diversi senza perdere la guardia. Si attaccherà uno di noi, comunque sia, non può attaccare tutti a tempo. Quando attacca quello, quando attacca uno, tutti gli altri corrono e scappano. L'altro. Ma se lui si attacca senza spostarsi dalla sua posizione? Ma lui non occupa tutto il corridoio. E comunque se attacca uno, non può attaccare anche gli altri. Gli altri riescono a passare. Se ha più attacchi, sì. Ma poi in fila può anche dare una spadata per così. Cioè, qualcosa può fare. Non è una tattica di combattimento, capito? Andare in linea così, fermi. Può succedere qualunque cosa. Cioè, il discorso è combattere o non combattere. Sì, esatto. Esatto. E quindi, Beona, che cosa vuoi fare? Aspetta, se vogliamo passare e prenderci a rischio spadate... No, non possiamo passare, non combattere. O lo attacchiamo o non lo attacchiamo, quello che ho detto adesso. No, se ignori le sue spadate e cerchi di infilarti in mezzo... cosa hai capito nel frattempo? Ho capito, ma ignorare le spadate, se hai una classe armatura... O hai dei punti feriti? No, ma tanto fuori dalla posizione di battaglia l'armatura cala drasticamente. Cioè, in realtà, solo dal fatto che rimani così immobile ti fai colpire. Provo. Sempre con lo scudo. No, non parlare. Paura. Che... Paura di brutto. Ok, allora. Domanda, quindi cioè, tieni la posizione da battaglia con lo scudo oppure lo ignori e avanzi indipendentemente dalle botte? Non posso fare la stessa, cioè tutte e due le cose. No. Scusa, avanzo. Come prima. Sì. Sì, ma ti spinge indietro, cioè se combatti è un altro discorso. Però, beh, per carità, puoi provare. Il problema è che l'armatura è influenzata dai tuoi comportamenti, no? Se tu sei sulla difensiva, se vedi che è chiaramente un colpo che per evitarlo devi indietreggiare... Ma quello lì che mi ha fatto era un colpo che dovevo indietreggiare? Indietreggiare in questa fase dove è piazzato lui è il modo migliore per salvarsi. Se tu dici non indietreggio, quindi ti colpisce automaticamente... No, ragazzi, c'era troppi pochi colpi feriti. Però la chiave è questa, lui tenterà di uccidere chiunque esca di qua, se noi ogni volta attacchiamo e torniamo indietro, non stiamo cercando di uscire, cioè... Okay.
qualsiasi cosa riuscite a essere sempre con voi. Ok, allora nel tempo in cui passi ti fa tre attacchi. Mi hai detto che è armatura 13. E allora la arrotondiamo per difetto. Cosa vuol dire? Che è armatura 6. Vado. Ma 3. Tutte e tre le volte. Vado. Sei stata fortunata e nonostante la classe natura bassa ti ha sminchiato 3 volte. Fortunata. Comunque dall'altra parte è tutto come prima, c'è il corridoio, c'è la scala. Se io proseguo lui non mi segue. No. Vado un po' più avanti per vedere se allora, dove, perché. Vi ricordo che siete arrivati qua di pomeriggio, siete partiti, vi siete svegliati a mezzogiorno, siete partiti circa all'1, dovrebbero essere le 3, ma è notte fonda. Quindi è tutto buio. Buissimo. Già, quindi vedi il gargantuo. Sì. È passato più tempo. Interstella. Sì, è passato più tempo di quello che ci aspettavamo. Vabbè. Indicativamente sì. Sì, l'ha detto adesso. Più tempo. Sì, no, ma questo lo vediamo dopo. Comunque è notte fonda adesso. Scusa, noi siamo partiti al mattino. All'1 del pomeriggio. Siamo arrivati al pomeriggio, adesso dovrebbe essere pomeriggio. Dopo 2 ore. Indicativamente. Quindi e invece essere... notte fonda. Le 4 del pomeriggio dovrebbe essere, invece notte fonda. Esatto. Ok ragazzi, quindi è passato più tempo di quello che... Io ho ancora la matura magica addosso, comunque. 8 ore lì dentro, ce l'ho? No, è finito. Ciao. Tra l'altro faccio uno scatto da 100 metrista. 3 attacchi. Cassa natura. Vado io anch'io a tempo. 3 attacchi anche a te. Vabbè. Devi fare il figo, eh. Certo, ci devi passare anche d'accordo. Cassa natura. 13. Quindi 6. Ah! Ciao, ti sbaglia tutte e 3 le volte. Allora ragazzi, facciamo così. Comincerò a pregare anche io. 8. Ah, già divisa. Cioè, sì, già. La facciamo 4. Hai detto 8, quindi. Ti sbaglia tutte e 3 le volte. Oh, vai, bella lì. Divertiti. Allora, io non so che ti sembrerà strano da parte mia. Dire qualcosa di intelligente. No, dire qualcosa che possa non mi peggiorare la tua situazione. Questo viene a tua favore. In questa stanza c'è un'unica persona che sa ancora curare le ferite. Mm. Non sappiamo questo quanto male faccia quando colpisce. Quindi se io passo prima di te e lui ti colpisce, nessuno può curarti. Mentre se io passo per ultimo... Ah, vabbè, ok. Lascia. Vado in mira e passo. 3 attacchi, cassa armatura. Io 15. Di 7. Ti sbaglia tutte e 3 le volte. Arrivo ragazzi. Non sembra che abbia una grande... Sì, che barba. Non sembra che abbia una grande... Le prese per tutti. Già. Oh, l'ha detto lui, uno dei suoi piani. Che spensometro che sei, Aldo. Quindi? Cosa devo fare? Vado. 5 attacchi. Come 5? No, ce l'ho 3. Cassa matura? 13. Ti sbaglia tutte e 3 le volte. O oh, magari perché l'abbiamo demolito un po' noi prima. No. Perché non abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Perché
Allora, siamo usciti. Perché l'affermazione era: tenterò di uccidere chiunque usciva di qui. Era un cazzo di specchietto tra l'albero e questo. Ti doveva servire per metterti paura in maniera che tu continuassi a rimanere dentro come un coglione. Io ve l'avevo detto. Sicuramente. Cioè, è possibile. Tenterò. Vabbè, dai. Non vuol dire farcela. Però se ce la fa. Può essere un grande. Andiamo. Magari facevi 20 anni. Il guardiano svanisce e la stanza torna completamente buia. Come era all'inizio, ragazzi, a tutta velocità sono legge.